Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Italia Zulu 1 Golf Charlie November. Buongiorno, buonasera, a seconda di quando guarderete questo video. Oggi voglio proporvi un unboxing e un pacchettino, qualche piccolo accessorio che ho acquistato e lo voglio aprire con voi. Era tanto che non ne facevo uno e oggi ne voglio approfittare per fare questa cosa qui con voi. Allora, passiamo subito all'unboxing e via. Allora, mi scuso per la qualità magari non fantastica del video, ma mi arrangerò con il telefonino e una mano sola. Allora, come vedete dalla scatola, è un prodotto Yaesu o prodotti Yaesu, acquistati dagli amici di CS Greco e Son. Allora, anzi, ora appoggio un attimino il telefono e parliamo con scatola aperta, se no mi diventa veramente impossibile. Un piccolissimo istante per voi, una frazione di secondo e ci risiamo. Ok, perfetto, abbiamo solo proprio tagliato il nastro adesivo. Apriamo la confezione, veramente molto molto ben imballata. Veramente super curato l'imballo, dice la fattura di ciò che ho acquistato e devo dire che si presenta veramente super curato questo pacchetto, nonostante non ci siano prodotti particolarmente delicati all'interno. Però devo dire che, guardate qui, veramente curatissimo. Quindi complimenti a CS Greco e Son per la cura che hanno posto nell'imballare la merce che mi hanno spedito. Allora, eccolo qui. Speaker microfono Sierra Mic 17A, che è il microfonino per l'ascolta dell'FT5 del portatile di casa Yaesu FT5DE. Allora, mettiamolo qui da parte e poi andiamo avanti. Cerco solo di non spargere il materiale da imballaggio in giro, perché poi mi tocca pulire. Ecco qua. Al contrario, dov'è? La batteria al litio, il modello Sierra Bravo Romeo 14 Lima India, che è la batteria originale dell'FT5DE, dell'FT5 sempre. E per ultimo, poi non c'è più null'altro perché erano tre oggetti che ho acquistato. Il caricabatterie rapido, denominato Sierra Bravo Tel 52, sempre originale Yaesu, per la batteria che abbiamo visto poc'anzi, SBR 14LI, per l'FTM FT5. Chissà perché viene sempre FTM, viene da dare la definizione, la sigla del veicolare. Allora, qui non c'è più niente, controlliamo, forse è scappata una radio dentro per sbaglio. No. Allora, alziamo tutta questa robina da imballaggio, non c'è nient'altro. Peccato, eh. Scatola era un po' piccola, ci fosse scappato un FTDX 10 dentro, un 991A, insomma. Con tantissimi HI. Allora, conclusa lo spacchettamento del prodotto, veramente molto molto ben imballato. Ringrazio gli amici della CS Greco e Son per l'accuratezza nell'imballaggio del prodotto. Andiamo ad aprire i vari pacchetti. Chiedo sempre scusa, ma sto riprendendo utilizzando una mano per il telefono cellulare e l'altra per spacchettare con voi gli articoli acquistati poc'anzi. Allora, ecco qua, nostra batteria. Qui c'è la clip a cintura. Le clip a cintura sulle batterie opzionali, che poi questa batteria va bene per l'FT1, 2, 3 e 5, sono leggermente diverse da quelle fornite con l'apparecchio. Volendo, sono acquistabili identiche a quelle fornite con l'apparecchio come accessorio opzionale in aggiunta. Ecco
ma per noi va benissimo questa, almeno per me va benissimo questa. Apriamo qui la plastichina, se ci riesco. Ok. Ecco qui la nostra batteria. Allora, vediamo se spengo l'illuminazione della... Ok, forse è meglio come video. Voilà. Come vedete, la batteria è quella originale. Da 2200 mAh, 7,2 volt la tensione nominale. Allora, questo è uno degli accessori. Vediamo un po' il caricabatterie rapido. Avendo due batterie, cioè quella originale più questa opzionale, sempre originale ma opzionale, non fornita in dotazione con la radio, questo caricatore mi è assolutamente super utile perché mi consentirà la ricarica veloce di una delle batterie mentre l'altra è in uso. Questo caricabatterie in sostanza sostituisce quello precedentemente denominato CD41, che è assolutamente identico. Non so se cambia qualcosa a livello tecnico interno o meno, però di fatto è come il CD41, solo per politiche commerciali magari hanno cambiato nome. Qui le sue caratteristiche di targa. Perfetto. Ovviamente qui si andrà a collegare il caricabatterie per effettuare poi la ricarica della batteria che abbiamo appena visto. Allora, apriamo ancora il microfono parlascolta per l'FT5 che mi sarà comodo per tenere la radio allacciata alla cintura oppure appoggiata in auto e da qualche parte il microfono, diciamo, più pratico per poter comunicare e ascoltare ciò che la radio trasmette. Facendo un casino incredibile, chiedo scusa. Voilà, eccolo qui. Bello, direi morbido al tatto, insomma la plastica è rigida però si impugna bene, ergonomico, ecco. Un buon PTT, la cintura regolabile, in rotazione, sembra molto funzionale, molto ben fatto. Allora, il modello è il Sierra Mic 17A, che è quello che ha sostituito, diciamo, il microfonino storico, perché c'era con un sacco di apparecchi l'MH34, eccetera, eccetera, ora non ricordo bene. Ha la forma un pochettino più squadrata, quello era un po' più rotondo, ma in teoria dovrebbe avere una capacità dell'altoparlantino interno più potente, dovrebbe essere un pochettino più efficace. Voilà. Allora, unboxing finito, come vi avevo accennato non ho acquistato nulla di particolare, ritorno su di me. Non ho acquistato nulla di particolare, solo qualche accessorio per l'FT5D che già posseggo e che è stato già recensito in qualche altro video, o almeno parzialmente, trattando solo qualche piccolo argomento, ecco. Spero vi siate divertiti con questa operazione di unboxing fatta con me questo pomeriggio, o meglio, prima serata, visto ormai l'ora. E vi ringrazio per essere qui, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le principali novità del canale e vi aspetto ancora. Grazie a tutti, perché il canale lo fate voi. Grazie, grazie veramente infinitamente a tutti gli iscritti del canale. Alla prossima.